Scomparsa Monsignor Cantisani, Don Roberto Corapi, un vescovo santo in mezzo alla gente. Ricordo con amore Monsignor Antonio Cantisani, perché legato da particolare affetto, essendo stato io l'ultimo sacerdote che da lui consacrato nel 2002. Ricordo la gioia quando fin dal seminario minore mi chiamava Robertino, dimostrandomi sempre affetto paterno e amore. Tanti sono i ricordi del cuore che ho vissuto con lui e anche i momenti di dolore, in occasione dei quali ha dimostrato, specie ai miei genitori, vicinanza per i lutti che abbiamo attraversato con la perdita di due miei fratelli giovani. Momenti di dolore associati a momenti di gioia, per me Monsignor Cantisani è stato un vescovo santo in mezzo alla gente, a condividere con tutti il Vangelo di Cristo. Annunziatore instancabile del Vangelo, Monsignor Cantisani mi ha sempre dimostrato sincerità, amore e affetto vero, mandandomi il primo anno di sacerdozio a Catanzaro come animatore del seminario minore, per avermi vicino a lui. Con lui ho approfondito i miei studi, facendomi innamorare di una figura sacerdotale molto bella, il beato Domenico Lentini, di cui ho scritto un libro pubblicando la tesi di dottorato in teologia pastorale alla Lateranense in Roma. Insomma, mi ha trasmesso l'amore per la sua laurea e tanti sono stati i viaggi che abbiamo fatto insieme ogni anno, il 25 febbraio, verso quella terra. Di lui porterò con me la gioia di essere prete come lui ha testimoniato nella sua vita. Vescovo sapiente e lungimirante, ha fatto del suo mistero episcopale una pastorale di azione nella rivalutazione dei laici, promuovendo il laicato del popolo di Dio. Monsignor Cantisani è e rimarrà per me una figura sacerdotale ed episcopale da imitare nella mia vita sacerdotale e nella mia pastorale. Ogni volta che mi recavo a Catanzaro, dico ogni volta, salivo da lui per consigli e per parlare un po', perché quel dialogo diventava preghiera. Grazie Monsignor Cantisani per quello che ha fatto da vescovo e per quello che ha testimoniato e insegnato con la vita e con la gioia a noi sacerdoti. Rimarrete sempre presente nei nostri cuori e da lassù voglio che preghiate per la nostra amata diocesi di Catanzaro Squillace. Don Roberto Corapi, parroco di Amaroni e ultimo sacerdote consacrato da Monsignor Antonio Cantisani.